Buonasera, buonasera, siamo in diretta live da Radio Sound e sulle frequenze anche web del DOT, sui canali YouTube del DOT, sul canale Facebook del DOT e soprattutto anche su Radio Sound di tutta la Calabria e Sicilia orientale. È appena finita la partita fra Cosenza e Benevento, vi ricordo che potete intervenire telefonicamente al 349 36 72 127 o inviare il vostro vocale WhatsApp al 379 130 86 43. È stata una partita brutta, ma almeno noi abbiamo un raggio di luce. Voi stasera avete una stella questa sera, buonasera! Ci è venuta a trovare direttamente dagli studi di Sport Italia, dove sta riscuotendo tutto il successo che giustamente merita. Oh, grazie! La nostra Jennifer Stella, io dico la nostra, anche se non è più nostra, ma è sempre, diciamo... Sono sempre vostra, dai! È un prodotto... Sono partita... No, è un prodotto locale, no! Sono partita da voi! Non è un prodotto DOP, è un prodotto DOT, diciamo. Ok, ci sta, battutina d'accolta, va bene, allora, ok, come state? Abbiamo già, noi stiamo bene, okay. Però sicuramente abbiamo... Abbiamo già delle chiamate, abbiamo ok, già delle telefonate che saranno sicuramente sentite, c'è anche il nostro Piergiorgio Giorno ovviamente, però ho dato precedenza a Jennifer, che c'è, giusto sarà i primi 5 minuti, poi daremo tutto spazio alle telefonate come al solito. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, sono Piero da Rende. Oh Piero, come stai? Come stai? Bene, bene, allora innanzitutto auguri di buon anno a tutti voi e mi pare che oggi possiamo essere contenti, abbiamo visto un grande Cosenza, un pubblico delle grandi occasioni e sì, ci sono tutti i presupposti per diciamo fare questi playoff, quindi possiamo essere molto grati al nostro presidente che ci sta veramente conducendo verso vette inaspettate. L'abbiamo visto anche esultare con grande grazia, come al solito. Sì, no, ma è un pubblico trascinante che proprio era un tutt'uno con la squadra, quindi veramente siamo grati a questo presidente, a questa società che ci sta veramente facendo sentire fieri di essere cosentini. Ecco, questo volevo dire, ci tenevo a dirlo a tutti voi, una squadra che avete visto anche voi la partita spumeggiante a larghi tratti, incontenibile, quindi io non credo che ci siano problemi onestamente per puntare diciamo alla promozione, forse anche diretta se ci va bene. Un grazie ovviamente alla presidenza e se mi permettete, io diciamo con i miei amici abbiamo pensato bene quest'oggi di fare un pre-partita al locale brasiliano qui a Cosenza, quindi se mi permettete di fare questa pubblicità. E come no, ecco, si mangia molto bene, ho promesso al proprietario di fare pubblicità, quindi grazie anche a loro per averci fatto, solo grazie al locale brasiliano siamo contenti questa sera, veramente una grande cucina, una grande partita, ci portiamo a casa molto allegri e molto contenti. Solo per il grazie, cibo però. Guarascio. Grazie Guarascio per tutto quello che ci stai regalando quest'anno, non sappiamo come ringraziarti veramente, speriamo che te ne vai il prima possibile, grazie. Grazie, grazie a tutti voi ragazzi, un buon lavoro, grazie. A presto. Grazie a Piero da Rende, allora che l'ha buttata sul sarcasmo Pier Giorgio, perché è chiaro che è una partita che il Cosenza ha riacciuffato proprio nei minuti finali con un gol di Paisane. Allora, diciamo Andrea che la partita è stata bruttina, nemmeno il Benevento mi ha fatto, se devo essere sincero, una grandissima impressione. Infatti c'era il presidente che l'hanno inquadrato, che quasi dormiva, pure vigorito in tribuna. C'è da dire che questo gol, sì, è stata una partita brutta, dovevi vincere, però... sei rimasto aggrappato diciamo con le unghie, sei sempre all'ultimo posto, però questo pareggio ti consente di stare proprio aggrappato con l'ultima unghia che ti è rimasta forse per cercare di fare un mercato decente, perché comunque oggi abbiamo visto che le uniche note positive a mio avviso sono state quelle di Mikai, che mi è sembrato comunque un portiere affidabile. Poi negli ultimi 15 minuti, quando è entrato proprio Cortinovis ed è entrato anche Zilli al posto di Larrivei, è sembrato vedere qualcosa di diverso, anche se la partita è stata veramente bruttina. La facciamo seguire alla nostra Jennifer. Prego, chi parla? Salve, buonasera, sono Marco, chiamo da Bologna. Ciao Marco.
niente, intanto complimenti, ormai siete un appuntamento fisso la domenica pomeriggio, è come una seduta da un medico, ecco, condivido il mio dolore con voi. Magari... uno psicologo più che altro. Esatto, esatto. Ma io penso che oggi l'analisi deve essere divisa su due aspetti. L'aspetto ambientale, con uno stadio vuoto, un presidente che ancora è lì a fare il balletto dopo il gol dell'1-1, che è vergognosamente vergognoso, ormai abbiamo perso tutte le parole, e anche il DS Gemmi non si sa dove sia finito in questi giorni, lui che paventava conferenze stampa il 9 settembre dove ci doveva stupire, dove aveva fatto una campagna acquisti da Champions League, sta vendendo tutti i suoi pupilli in Serie C. Questo la dice lunga su che tipo di rosa il Cosenza ha e aveva e avrà, perché tanto parte qualche buon acquisto, sono d'accordo con Pier Giorgio sul portiere e sul centrocampista che è arrivato, che mi sembrano due buoni elementi, ma non andremo oltre. Per me la parola della domenica è rassegnazione, dettata da questo ambiente triste di questo San Vito vuoto. Un San Vito desolatamente vuoto, sì. Di una sola persona, ecco. Io fino al gol del pareggio direi che c'è stato un atteggiamento veramente di rassegnazione, poi come dice Pier Giorgio un'unghia ci tiene ancora sì, prima. Sì, prendiamo di buono il punto, ma una squadra che non ha reagito al gol, allo schiaffo che ha preso all'inizio, questo lascia molto preoccupare da un punto di vista calcistico. Sull'ambiente credo che nelle prossime telefonate ne parleremo con ampiamente, tutti, sì, ampiamente. Sì. Sul campo, cioè io sinceramente questa grande differenza tra il Cosenza di ottobre, novembre e il Cosenza di oggi non la vedo. Con gli stessi uomini, per me il Cosenza continua a giocare male, continua a non avere né capo né coda questa squadra, né da un punto di vista difensivo né da un punto di vista offensivo, ma ripeto, è l'organico. Vi voglio far notare una cosa, poi vi lascio agli altri lo spazio. Il Benevento all'80esimo fa tre cambi, entrano Farias, Tini e Forte. Sì, sì. Il Cosenza che cambio ha fatto? Chi aveva in campo il Cosenza? Ma dice, no, cioè, purtroppo io dico che per fortuna sono stati fatti dei cambi, perché qualcosa è successo, perché però a livello qualitativo sicuramente non sono paragonabili, sicuramente. Poi sono. Un'annata storta può andare fuori a qualsiasi squadra, anche il Real Madrid fa le sue annate storte, ma la differenza tra il Cosenza e la Guarascese, fatemela definire Guarascese, perché questo non è il Cosenza è un'altra squadra, e le altre squadre di questa categoria è questa, che le altre squadre può andare l'annata storta, ma comunque hanno degli organici pronti e preparati. Noi non abbiamo né programmato né pianificato, e sono 5 anni che andiamo così, con l'improvvisazione, l'arte dell'improvvisazione. Buona serata a tutti e grazie. Grazie, ciao, grazie. Allora Jennifer, che cosa... Pier Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? No, facciamo perché... parlare a Jennifer, che così ci saluta. Tra poco ci saluta... cosa posso dirvi? Diciamo che posso solamente parlare della redazione del Dot, perché comunque il Cosenza penso che sia anche un po' incommentabile, ecco. Okay. Nonostante sia una squadra che comunque alla quale tengo particolarmente, perché sono comunque cosentina, quindi diciamo che le radici non si tradiscono mai. Però diciamo che guardando anche la classifica, tra l'altro fra poco ci dirà anche la classifica, il Cosenza non è messo benissimo. Per quanto riguarda invece l'esperienza del Dot, diciamo che mi mancate tantissimo. L'ho detto anche prima. Ma ci rivedremo a Milano, quindi noi andiamo a Milano, non so se per portare noi calciatori. Sì, speriamo. Andremo, anziché con un 9 posti, andremo con un pulmino più grande per cercare di portare i giocatori qui a Cosenza. E portiamo anche Jennifer al ritorno, ci siamo accordati da questo punto di vista. Perfetto, per quanto riguarda voi questo, mi mancate veramente tanto, vi seguo comunque in ogni a prescindere da tutto vi seguo, siete fantastici sempre, nonostante diciamo le disgrazie del Cosenza, voi siete sempre una gioia. E soprattutto seguiamo anche la nostra Jennifer su Sport Italia il 23 con... Esatto, aspettando calciomercato, soprattutto calciomercato, vi ricordo l'appuntamento di tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 in punto per calciomercato, aspettando calciomercato invece diciamo che a volte si anticipa, a volte si ritarda, comunque in linea di massima è dalle 21, quindi mi raccomando tutti connessi su Sport Italia, però subito dopo... il Dot subito dopo esatto. grazie alla nostra Jennifer, grazie a voi. Noi ovviamente ricordiamo che per chiunque vuole intervenire può telefonare al 349 36 72 127 o mandare un vocale WhatsApp, come ce n'è appena arrivato uno, al 379 130 8643, che lo mandiamo subito in onda se abbiamo l'ok da parte della regia.
vocale WhatsApp ancora non lo sento, però. Ok. Ah, una telefonata, pronto, che abbiamo in linea. Jennifer. Grazie, voi, grazie, grazie a voi, ci vedremo presto. Tanto, arriva lo staffetto, arriva Daniele Cianflone. Che è il nostro pronto, direttore. Pronto, pronto, buonasera, buonasera, pronto. Chi c'è in linea? Daniele Cianflone, pronto, buonasera, buonasera, chi c'è in linea? Pronto. Pronto, io vi sento. Pronto? Deve abbassare, devi, la radio. Devi abbassare la radio o quello il dispositivo dal quale ci stai ascoltando, perché ritorna e quindi abbiamo un problema. Ora si sente, ho chiuso. Sì, ora sì. Dimmi tutto, sì. Dimmi tutto, ciao. Con chi parliamo. Ciao, sono Claudio. Un saluto ad Andrea, a Pier Giorgio e a Jennifer. Ciao Claudio. E volevo chiedervi, nel senso che ho visto una partita, ma c'era un giocatore che gioca nella nostra squadra a pallavolo, Martino, se non sbaglio. Sì, perché Martino, io ora fra poco farò la disdetta pure a Dazon, perché è impossibile un giocatore, Martino, in quell'azione che ha procurato il rigore, se ci fate caso, aveva le mani dietro. Ho detto finalmente tieni le mani dietro, all'improvviso alza le mani, cioè fa un rigore regalato. E purtroppo non è il primo rigore che regaliamo in questo modo. 37-8 titolari, che squadra aveva Farias? Ma siamo noi, come ha detto di nuovo Pier Giorgio, cioè siamo passato novembre, dicembre, io non ho visto nessun miglioramento, anzi ho visto soltanto peggioramenti, nel senso che ditemi voi se sbaglio, non riusciamo a fare tre passaggi e poi perdiamo la palla, sbaglio o dico giusto? Ok, dico all'altro telespettatore di rimanere in linea perché fa poco. Rispondiamo a te, ma diciamo all'altro telespettatore che è al telefono di rimanere in linea, che diamo la linea anche a lui. Sì, Pier Giorgio. Sì, purtroppo il Cosenza veniva da tre sconfitte consecutive. E se non avesse segnato Vaisanen era la quarta. Quindi io vedo comunque, come ha detto il nostro web spettatore, che sono tre o quattro partite che il Cosenza comunque non riesce a fare 4-5 passaggi di fila. Spesso ci facciamo i gol da soli, perché non è la prima volta che regaliamo proprio un rigore prima per Giorgio, corrigione. Abbiamo una telefonata in linea. Sì. Ti interrompo, i primi minuti sono sempre così. Chi c'è in linea? Sì, sono Antonello Nudo, buonasera. Buonasera Antonello, la linea buonasera è tua, che cosa vogliamo dire di questa... No, voglio dire solo questo, per favore, voi siete una trasmissione fantastica, mettiamo un punto, si riparte da oggi, questo dovete fare, per cortesia. Allora, il Benevento aveva 30 miliardi di giocatori, o come volete, 115 milioni di euro, non lo so, 30 miliardi, e noi siamo una povera squadra, ok? Noi ci dobbiamo ricompattare, adesso speriamo questi 4-5 elementi, 3 che arrivano, ok? Vi ricordo che oggi non ha fatto un tiro in porto il Benevento, se ne ha fatto uno, noi nemmeno, però noi lo sapevamo, ma quelli non hanno fatto neanche un tiro in porto. Sì, ma tu sei allora ultimo e ti devi salvare. Benvenuto a Daniele Cianflone, ovviamente, tra l'altro, che ha fatto la staffetta a Jennifer stasera. Daniele, sì, ci dobbiamo salvare, hai ragione. Ed è vero quello che dici, ci dobbiamo salvare. Tu devi dare più di quello che fanno gli altri, purtroppo, altrimenti non ti salvi. Però purtroppo le nostre forze oggi sono così, cioè, era impari la lotta con Benevento, impari raga, impari, questa è la verità. Ma però a mio avviso è impari contro qualsiasi squadra, purtroppo, perché alla prima azione, al primo cross, purtroppo prendiamo sempre gol o regaliamo il rigore. Benissimo. Oppure certo, ma oggi la situazione è questa, prendiamo questi quattro giocatori e giochiamoci la nostra partita. Voglio solo dire una cosa, dobbiamo fare in modo che, avete visto Claudio Ranieri, uno dei migliori allenatori, io direi, italiani, no? Che la prima cosa che ha detto, fischiateci, fate quello che volete, ma dopo la partita dovete venire allo stadio ad incitare la squadra, perché oggi vedevamo, io ero allo stadio,
abbiamo visto delle cose incredibili, già erano timorosi, non avere la spinta del pubblico è vergognoso, ci facciamo male. E quindi l'allenatore dovrebbe dire, quando andate per favore in conferenza stampa, mister, cosa vogliamo dire a questi tifosi? Che devono venire allo stadio a incitarci? Non lo deve dire l'allenatore, perdonami Antonello, lo deve dire il presidente, è il presidente che deve presentarsi in conferenza stampa con il club, la società, i rappresentanti e parlare alla tifoseria a cuore aperto, non l'allenatore. Perdonami, non ce l'ho, non ce l'ho chiaramente. Anche perché l'allenatore non può sostituirsi ad altre figure. È la società che deve parlare ai tifosi e alla gente, non l'allenatore che viene mandato lì come una vittima sacrificale. Però la cosa che voglio dire, avete visto Claudio Ranieri? Claudio Ranieri è arrivato a Cagliari e ha detto fischiateci, lo poteva fare anche lui. Noi abbiamo bisogno del pubblico perché in questo modo non ci salviamo, anche se prendiamo i giocatori. Ma se tu ci fai caso, Antonello, quello che ha fatto Ranieri a Cagliari lo ha fatto l'anno scorso Bisoli quando è arrivato a Cosenza, cioè un allenatore di carisma, di personalità e di esperienza che ha il coraggio, la tempra e il carattere per prendersi sulle spalle una situazione pesante, cosa che non può avere un allenatore come Viali, per quanto possa essere bravo, perché non ha l'esperienza. Lo so, io intanto mi sento di dire così perché tutti dobbiamo essere compatti. Da oggi mettiamo un punto e ripartiamo. Però il punto parte da una frase. Lo deve mettere la società, non la tifoseria, Antonello. La tifoseria e nemmeno i giornalisti, ha il diritto di contestare civilmente, come ha fatto anche oggi, con una delle forme di contestazione. Non sono d'accordo, se sono tifosi devono venire allo stadio. No, non dobbiamo dividerci. Purtroppo Antonello, non mettiamo dei paletti. Ognuno è libero di fare ciò che vuole con la sua fede, il suo trasporto e la sua passione. Non sentiamoci in diritto di giudicare gli altri, né chi viene né chi non viene né chi non viene. Facciamo quello che ci sentiamo di fare noi col cuore. Questo è il consiglio che ti posso dare io. Tu hai sentito di andare, hai fatto bene perché hai dato seguito a quello che sentivi di fare tu. Però non critichiamo gli altri. Poi la tifoseria di Cosenza, la tifoseria di Cosenza ci mette un attimo a rinnamorarsi, ma il punto lo deve dare chi comanda questa società. Io la penso così. Erano sperduti i giocatori oggi, avevano bisogno dell'aiuto del pubblico, ragazzi, ascoltatemi. Avevano bisogno, proprio si vedeva che avevano bisogno dell'aiuto del pubblico, perché le nostre forze sono quelle, quella spinta in più ci serviva. Questo è quello che penso e voglio dire, e sono sicuro che se noi avessimo avuto 5.000 persone oggi potevamo anche vincere con quella squadra, che anche loro sono proprio persi secondo me. Va bene. E quindi, Ti ringrazio per il tuo intervento, che è stato comunque d'aiuto a una discussione che c'è in questo momento, perché è chiaro che al di là di tutte le discussioni tecniche, tattiche, si è giocato in un ambiente surreale e lo sapevamo. Questo è un problema, che comunque qualcuno deve risolvere, e non lo possono risolvere da solo i risultati o gli acquisti. Vediamo se c'è qualche altra telefonata. Andiamoci dentro. Grazie Antonello, ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Sì, io posso dire solo una cosa in attesa della chiamata. Oggi, perché ho fatto un post un po' polemico su Facebook, ma io mi riferivo solo agli incassi, perché quando sento magari qualche tifoso che dice non andiamo più allo stadio, così colpiamo Guarascio nella sacchetta. Ecco, io dico che il botteghino è l'ultimo dei problemi di Guarascio, perché prende un sacco di soldi dagli sponsor, dalla cartellonistica, dalle magliette. Però non è facile fare Zone, risultati senza tifosi. Da Zone, Sky, dal minutaggio dei giovani. Quindi il botteghino, in fin dei conti, non lo tocca più di tanto. Anzi, se il Cosenza dovesse retrocedere in Serie C, e io mi tocco, è previsto anche un paracadute dalla Lega. Quindi ma io non il credo presidente che cade sempre in piedi. Siamo noi, purtroppo. Siamo Giorgio, telefonata in diretta. Vabbè, qui abbiamo in linea. Volevo solo esprimere un concetto. No, è chiaro il concetto. Non credo che i tifosi non vengano allo stadio per punire Guarascio. Chi c'è in linea? Chi c'è in linea? Grazie. Ciao, buonasera. Sono Francesco da Secchi. Un saluto a tutti, ad Andrea, a Daniele e a te, Giorgio. Ciao, Francesco. Allora, io oggi, da abbonato di Curva, sono rimasto a casa. Ecco.
perché noi infatti ci chiedevamo, scusami, dei 1400 sì, abbonati perché, quanti fossero da un dato, allo stadio. Oggi ci sono 1000 paganti e 1400 abbonati. Questo è il dato. Però di quei 1400 probabilmente uno di quelli è Francesco, non credo che molti siano andati allo stadio. Sì, sono rimasto a casa, credo che rimarrò a casa perché comunque voglio dire la partita di oggi è veramente uno degli, diciamo così, degli sponsor di Guarascio. Cioè, questo è Guarascio, cioè il Cosenza di oggi. Cioè, noi abbiamo amministrato senza soffrire lo 0-1, ironicamente parlando. Certo, sì, hai poi ragione. Ha segnato Vaisanen, poi ha segnato Vaisanen. Io voglio dire una cosa, io ragazzi veramente non me la prendo con i calciatori perché, ragazzi, noi ci siamo fatti, sottolineo, ci siamo fatti andare bene, ma Tosivic in porta sapendo che puntualmente prendeva i gol sul primo palo, ci siamo fatti andare bene a Panico che l'anno scorso ha giocato in Serie C, ci siamo fatti andare bene la Ridei che per carità l'anno scorso ha fatto comunque la sua bella figura, però un 38enne. E questo è un problema titolare, che ne parleremo dopo di sì, l'Arrivei, okay. Perché oggi è stato un fantasma. Sì, ma diciamo che, ragazzi, io ho 45 anni, ok? Io credo che... quasi coetaneo, insomma. Abbiate... Esatto. Di l'Arrivei. Noi abbiamo visto... era una battuta, da... Noi abbiamo visto comunque anche la Serie B, quella vecchia, quella degli anni 90, come si costruiva una squadra. L'abbiamo visto. Cioè, voi... ritenete che ad esempio il Cosenza di Gaetano Intrieri sia stato meno organizzato del Cosenza di Guarascio? E parliamo della Serie B. Sono, ragazzi, categorie diverse, situazioni diverse. Sì, esatto, sono categorie diverse, ma per farvi capire che noi abbiamo un'organizzazione di Serie B a livello di, parlo di ritiro, di acquisti, di programmazioni, di ruoli e di figure ovviamente importanti nella società. Cioè, attualmente può venire anche Mourinho ad allenarci, ma gli elementi sono quello... questi. A me alcune volte fanno tenerezza, certo, perché veramente certo. Vedere anche un giocatore come Rispoli, che si è fatto la Serie A, sbagliare 3 o 4 passaggi di fila a un metro. Parliamo di Rispoli, che magari ha fatto la Serie A. Sì, è quello Martino, che diciamo sempre, Francesco. Il tuo pensiero posso, non si discosta molto. Martino no? che viene dalla Serie C, che fa i suoi errorarci e va bene, ok, che è comunque il ruolo adattato perché lui sta sulla destra, non sulla sinistra. Cioè, voglio dire, a me questi qua fanno tenerezza, tra virgolette fanno tenerezza, ma perché non sono giocatori adatti a questo campionato. E a noi ce li siamo fatti andare bene, questa è la cosa brutta. Però dobbiamo essere coscienti che se ci vogliamo salvare, ovviamente non dovremmo basta. Fare... Ma è normale, dovremmo prendere elementi di categoria. Noi non possiamo prendere infortunati di lungo corso. Però a questo punto bisogna ricostruire tutto, perché non è solo l'acquisto di un calciatore che basta a far Ma l'ha detto anche Francesco, chiaramente, quello che bisognerebbe fare per salvarsi. Ci sono anche delle domande che ci arrivano da WhatsApp e da Facebook, e le voglio leggere perché siete in tantissimi anche là. Sì. Ragazzi, grazie Francesco. Allora, Roberto Covelli dice: come mai nell'intervista in diretta a Corso Mazzina Guarascio non ha riconosciuto il signor Cianflone che aveva lavorato per la società? Questa è una domanda diretta a te. Credo che mi abbia riconosciuto. Salutoni al direttore, una domanda: voi vedete grinta nella nostra squadra, una squadra che cammina, no. Sembra che disputa amichevoli, Zilli subito in campo, l'arriva è un fantasma, è re di Instagram, Pier Giorgio. Se mi fai parlare vabbè, non puoi fare sproloqui, peggio parla. Però devi essere veloce, quando c'è la telefonata non parlo, in questo momento non abbiamo telefonato. No, ho detto, giustamente si sta affrontando anche la questione di Larry Vey. Noi purtroppo l'anno scorso è stato il salvatore della patria, quest'anno purtroppo Larry Vey noi non l'abbiamo visto se non quando si è alzato il tabellone, che è entrato Zilli al suo posto. Infatti negli ultimi 15 minuti, con l'ingresso di Zilli e di Cortinovis, che mi sembra avere un buon piedino, e non dico che abbiamo creato chissà che, però un paio di calcio d'angolo, un paio di mischie dove è venuto il gol, per fare un abbiamo creato i presupposti per fare un gol, minimi. Cosa che in 70 minuti non abbiamo fatto. Però c'è un dato, che sull'1-1 la squadra che poi si è rigettata in avanti per cercare la vittoria è stata il Benevento e non il Cosenza. Sì, questo
È chiaro, è chiaro. Sì, è chiaro che se guardi l'organico non c'è la partita tra Benevento e Cosenza. No. A me il Benevento non ha fatto sicuramente una buona impressione. Mi spiego la classifica che hanno, perché ho visto una squadra con tanti nomi, ma con poca grinta. Avevano molte assenze, però. Sì, allora, mandiamo anche qualche messaggio WhatsApp, che ce ne sono diversi. Andiamo con il primo. 1-1 al 90esimo. Le TV nazionali, ripeto, nazionali, inquadrano il presidente Guarascio che balla e ride. Cioè, la gente cosa pensa? È contenti voi, che ultimi in classifica, che ridete, pure senza... che ridete per un pareggio in casa, con una diretta concorrente. Una diretta concorrente, attenzione, una diretta concorrente che gli mancava mezza squadra. 8 assenze. Gli mancava mezza squadra. Tu hai fatto un 1 e balla e ridi. Ma prendi esempio dal tuo collega, il presidente Vigorito, che ha fatto la sua squadra, l'ha portata sempre in alto, e ancora oggi spende soldi per questa squadra, nonostante volesse lasciare. Ragazzi, a voi vi auguro tante buone cose e niente. Un bacione a tutti, specialmente a Jennifer. Ciao, ciao. Grazie, come se l'avessi mandato a me, che ho sostituito a Jennifer. Sì. Purtroppo, velocissimamente, è stata l'ennesima uscita poco felice, insieme a quella del codice di condotta dei tifosi messo lì nelle foto. Quest'altra immagine, il presidente che ride e balla, giustamente contento perché abbiamo pareggiato la partita al 90esimo, però in questo momento non dico che devi farti vedere col muso lungo, però... voglio dire, sono altre le cose che contano. Altro messaggio WhatsApp. Buonasera a tutti, sto seguendo la trasmissione. In merito a tutti quelli che dicono che bisogna essere combatti, probabilmente hanno anche ragione, ma questo è quello che si merita questa società, che non investe un euro, che non comunica più con l'ambiente da anni. È una vergogna non avere una conferenza stampa di un presidente. E l'unico modo per far andare via Guarascio da Cosenza è non andare più allo stadio, non seguire più questa squadra come abbiamo sempre fatto, e soprattutto, questo dispiace dirlo, facendo così probabilmente questa squadra andrà in Serie C, perché il destino secondo me è molto segnato, e così facendo forse si leva dalle palle, paracadute o non paracadute, scusate il termine, è l'unico modo per... E poi voglio dire una cosa, non è che il tifoso del Cosenza ha paura ad andare in Serie C con un, senza presidente, o con un presidente peggio di Guarascio, perché tanto voi lo sapete che il tifoso del Cosenza segue il Cosenza anche, è andato a seguire il Cosenza anche con la Cicatena e con altre squadre di terza serie, con tutto il rispetto, e siamo andati ovunque e dovunque. Quindi no, che non basti il messaggio che senza Guarascio noi peggioriamo la situazione. Noi senza Guarascio in questo momento, forse con qualche imprenditore, qualcuno che se la prende, ma che è un minimo innamorato di questa squadra, che non la usa come hobby, citazione di Guarascio, forse stiamo anche meglio, anche in terza serie. Grazie. Vi pongo un quesito, però, nel caso in cui il Cosenza dovesse retrocedere senza spettatori al seguito, c'è il rischio serio che si capovolgano le responsabilità, cioè che poi la proprietà venga a dire siamo scesi perché non siete venuti voi a sostenerci. È la proprietà che ha sempre cercato alibi, quindi bisogna stare attenti. C'è una telefonata in diretta. Va bene. Vai, sentite. Ti do la parola subito dopo, prego. Pronto? No. Sono di nuovo io, Antonello Nudo, al volo. Vai, per favore, Piergio, devi dire al mister, come ha fatto nel secondo tempo, all'ultimo, di far giocare a Florenzi a centrocampo, come ha giocato. Perché Florenzi a centrocampo è stata assolutamente la mossa vincente, perché defilato sulla sinistra non ci passano mai il pallone, perché non abbiamo... siamo in... come lo faceva giocare Bisoli. Benissimo, deve giocare lì. E l'altra cosa che voglio dire a tutti quanti: dobbiamo andare allo stadio, che ne dicono gli altri, che significa scendere in Serie C? No, non lo dobbiamo, dovevo mettere un punto. L'hai già detto, va bene, Antonello, grazie. Ciao. Mi raccomando, Piergio, quella cosa che ho detto, Florenzi deve giocare a centrocampo. Grazie, diamo la linea. Grazie, Antonello, facciamo parlare. Innanzitutto mi auguro che in questa settimana, come ha detto Viali anche in conferenza stampa, mia precisa domanda, possano arrivare, perché lui ha parlato di ancora 4-5 elementi, quindi mi auguro
che possono arrivare almeno, almeno un difensore centrale, almeno un altro centrocampista e due attaccanti, perché è inutile nascondercelo, Butic è partito, uno tra Merola e Brignola, se non entrambi andranno via, quindi mancano a questa squadra 5-6 acquisti. Quindi come la società ha visto e appurato che non parla, può parlare solo con i fatti. Quindi io dico, non vuoi parlare, hai deciso di mettere il muro con i giornalisti, con i tifosi, hai la possibilità con i fatti di andare sul mercato, stravolgere la squadra, mettere i soldini e cercare di salvarci, perché è vero che siamo ultimi, però è vero anche che le altre squadre sono a 3 punti, a 4 punti, a 5 punti, quindi se investi ancora ci sono tutte le possibilità per però per siamo per al recuperare. 15 gennaio, il mercato è iniziato da 15 giorni, abbiamo due telefonate in diretta, diciamo sempre a chi rimane in attesa di rimanere in attesa, perché poi lo facciamo parlare e stiamo con veloci con le telefonate. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Sì? Mi sentite? Sì, sì, forte. Ciao, e chiaro. Sono Claudio, saluti a tutti quanti i convenuti. Ciao Claudio. Ascolta, io volevo semplicemente dire una cosa del genere, perché qua si parla della squadra. La squadra, è inutile negarlo, è scarsa da tanti anni. Però penso che sia importante qualificare il motivo per cui la gente non va allo stadio, tra cui me, che da circa 6 mesi che non vado allo stadio, perché mi sono ripromesso che tanto che rimane la presidenza di Guarascio, ritengo che andare allo stadio, con tutto il rispetto di chi ci va, in qualche modo sembra avallare il suo operato, soprattutto nel momento in cui il suo operato si protrae da diversi anni a questa parte. Però io la cosa che chiedo anche a voi giornalisti è di far presente, perché poi se si gira sempre sullo stesso discorso si rischia di, come dire, di non dire, seppur in buona fede, ciò che in realtà è la situazione. Io vi pongo una domanda, ma secondo voi perché un presidente, sono diversi anni che si prende le ingiurie di tutta la tifoseria durante tutto l'anno e tutto sommato rimane al suo posto? La risposta ritengo che sia semplice, perché ci straguadagna. E certo, ovviamente in una situazione del genere a me non dà fastidio che lui ci possa guadagnare, che sia chiaro, fin tanto che però la società, la squadra venga costruita con un certo criterio, finché la squadra venga realizzata con un programma. Però qui, signori, certo, ma per il semplice discorso che la società Cosenza Calcio non può essere gestita come una società privata, come un'azienda privata, perché il Cosenza Calcio è una squadra di calcio che ha alle spalle migliaia e migliaia di tifosi che sono i tuoi referenti. Con la tua azienda invece tu fai ciò che vuoi. Perdona, in merito a questo, su questo è l'unica cosa che in cui Guarascio dimostra vera e propria ignoranza, perché chiaramente è evidente che lui non sa cosa sia una società di calcio. Ritiene che una società, che lui deve essere, essendo padre padrone, può fare tutto ciò che gli pare, subire, perfetto. Invece una società di calcio è tutt'altra situazione. Esatto. Chi prende in mano una società, esatto, di calcio sa benissimo che i tifosi, esatto, hanno una loro valenza. Altrimenti vai a prendere il Real Pianecrati, con tutto il rispetto per, perfetto, il Real Pianecrati. Perfetto. Però adesso la cosa fondamentale, chiudo perché capisco che ci sono anche altre telefonate, la cosa fondamentale, ritengo, che mi dispiace, parlate, pensatela come volete, ma personalmente ritengo che per il bene del Cosenza bisogna fare sempre in maniera lecita e legale una crociata nei riguardi di questo soggetto, perché purtroppo con questo soggetto non abbiamo né prospettiva e né futuro. Okay, e lo sappiamo bene. Anime, quindi, diverse, infatti, anche che se ci dovessimo salvare, anche se ci dovessimo per miracolo salvare, certo, certo, che saranno sempre dei campionati umiliati. È chiaro, chiarissimo. Grazie. Il tuo pensiero. Grazie. 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 Okay. Buona serata, ragazzi. Grazie, ciao, ciao. Allora, c'è ancora l'altra telefonata in attesa. Sì, stanno seguendo in tantissimi. Oggi sì, vi ringraziamo. Vi ringraziamo, non facciamo a tempo neanche a esprimere un concetto, ma vogliamo dare spazio a voi prima che parlare. Giusto, noi. Giusto, giusto. Quindi chiedo scusa. Allora, non dico chi mi ha mandato il messaggio, però dico che oggi si è visto che tocca puntare sui giovani. Effettivamente, quando sono entrati i giovani come Zilli e come Cortinovis, almeno abbiamo visto qualcosina che si è smossa, perché per 70 minuti non abbiamo fatto un tiro in porta. Sì, certo. Telefonata, telefonata sì, in diretta, vai.
Pronto? Ciao, buonasera a tutti, sono Franco, cercherò di essere velocissimo. La prima cosa è che ho letto già un po' di commenti sui vari siti dove tutti si chiedono con disprezzo perché come fa ad esultare in quel modo. Non so se avete visto questa inquadratura. Sì, no, l'ho vista su sì, da zona, noi abbiamo visto, sì. Visto la partita. L'interpretazione qui è semplice, almeno per stasera, per un'altra settimana mi evito il terzo mister o il secondo DS. Non ci può essere altra interpretazione. Chi arriva a pensare altro proprio non ha capito di chi stiamo parlando e di cosa stiamo parlando. E l'altra cosa, rispondo a Daniele, che nell'attesa ho sentito che diceva questo è capace che la mette prodomo suo, cioè dicendo poi noi siamo scesi perché voi non siete venuti al campo. Tra parentesi, io sono abbonato e chiamo da casa, cioè non sono andato oggi perché mi sembra doveroso. Guarda, ti dirò, non è una risposta polemica e poi vi lascio, però a quel punto, dopo che tu sono 5 anni che non parli, poi io mi auguro che i colleghi giornalisti che hanno il rosso blu nelle vene come te Daniele, come tutti voi, non hai parlato 5 anni, lo spazio per dire sta cazzata non te lo do proprio, ciao. Cioè sarete poi pubblicare sta cazzata, perché guardi, io non vorrei metterti in difficoltà. Lui anche tu, cioè che tu eri con lui e non ci sei più, per me è per colpa sua, non so perché, nessuno te lo chiede, giustamente te lo chiederò io, ma tu come Ilenia, come tutti, cioè pure questo che Fiordilino torna a Cosenza, uno che ha conosciuto Guarrasci torna a Cosenza, l'unico che è tornato è Palmiere, non sappiamo perché, ma tant'è che la resa è stata veramente incommentabile, sì. Quindi non ti metto in difficoltà oltremodo con il mio commento, però la gente deve semplicemente capire che noi siamo veramente succubi di una persona che del Cosenza non gliene frega niente, come non gliene frega niente che noi andiamo a capo, qual è il suo habitat naturale, o ci siamo o non ci siamo, i soldi suoi quelli sono, che fa la differenza, un poco di ingasso, ma che gliene frega, quello mania milioni a palate, questo è quello che diceva anche il nostro Pier Giorgio, sì, sì. Ma certo, se noi qua arriviamo al fatto che se vorremmo tornare a vivere il calcio che ci ha fatto innamorare di questo gioco, la vera riforma sarebbe solo una, via lo streaming. Si va solo allo stadio. Torniamo a cose dei comunisti, capitalismo, e non ne usciamo più. Buona serata a tutti. Grazie. Ma quindi Pier Giorgio, c'era il rischio che potesse, se la partita fosse finita 0-1, cambiare di nuovo allenatore e ritrovarsi di nuovo? Guarda, se la legge poteva essere. Guarda, se Dionigi è stato cacciato dopo 4 sconfitte consecutive, è chiaro che col Benevento saresti arrivata alla 4ª sconfitta consecutiva. Col mercato appunto ancora aperto, e quindi era facile che Viali sarebbe stato l'ennesimo agnello sacrificale in attesa di prendere magari un allenatore che conosca la Serie B, perché non me ne voglia il buon Viali, però in Serie B non ci ha mai allenato. Io questo cambio di passo, anzi ve lo ripeto, siamo passati dal quintultimo posto all'ultimo. Io guardo solo i numeri. Telefonata in diretta per Giorgio. Vai, chi c'è in linea? Pronto, ciao, buonasera, sono Ivan da Cosenza. Ciao Ivan. Allora, buonasera, io sono uno dei tanti che oggi è rimasto a casa. Perché abbonato anche tu? No, abbonato no, okay. Però vado sempre. E pensa che io abito vicino allo stadio, la potrei vedere da balcone, però... Sì. Io vado sempre allo stadio perché purtroppo ho mischiato la malattia anche a mio figlio, e quindi anzi oggi mio figlio ha detto ma perché non mi porta? Però purtroppo questo presidente purtroppo non si merita i tifosi. Vedendo quel balletto oggi, credimo, ho dovuto chiudere la televisione, perché proprio è l'ennesima, proprio ci sfida non volerlo, proprio ce lo dice, io non vi voglio, cioè lui con queste cose ci dice proprio apertamente che non ci vuole allo stadio, perché tanto, come avete detto voi, lui guadagna in tanti altri modi, quindi sì, ma infatti io volevo far sbaglia tutte le mosse, non riesce a riabilitarsi, allora, io volevo basterebbe così poco, ci tengo solo a chiarirlo, sì. Perché poi qualcuno poi se la prende con me che fraintende il mio pensiero. È la verità, è la verità. Io ho detto che il botteghino è l'ultimo pensiero di Guarasci, quindi dico che i tifosi vanno o non vanno, a lui non fa né caldo né freddo, perché i suoi introiti sono altri. Sono altri dove va a guadagnare. Quindi ecco, però, perché... Sì.
però non ha, cioè, oggi vederlo in televisione il San Vito, cioè, non è una bella, non è un bel biglietto da visita, non è un biglietto da visita. Lui ci tiene molto a sembrare, a far sembrare tutto normale, e secondo me anche la sua esultanza nella sua logica è quello di far sembrare che fosse tutto normale, che non ci fosse un'intera città che ha deciso di abbandonare la squadra soffrendo, perché io voglio ribadire un concetto, io penso che chi non va allo stadio, non voglio andare a accusare chi va o chi non va, ma chi va e chi non va soffre in questo momento. Ma infatti chiediamo proprio a lui, che ci raccontava questa storia del figlio che gli chiedeva: papà, perché non andiamo allo stadio? Eh certo, perché mio figlio l'aspetta la domenica quando giochiamo in casa, di andare lì in curva nord o in curva sud. Intanto dico alla regia, se poi abbiamo un minuto per telefonare anche alla nostra Martina, che è stata in conferenza stampa, e magari ci dice qualcosa della dichiarazione di Viali, quindi fra poco la telefoniamo. Grazie per il tuo intervento. Ciao, tantissimi messaggi che arrivano via su Facebook, veramente. Ci chiedevano se sappiamo qualcosa della trattativa Luigi Muglia, non mi rispondete mai, ha detto, se sapete qualcosa della trattativa della società. Sì, ci sono tanti messaggi. Vai Piergio, sappiamo qualcosa della trattativa? Rimani con noi. Di quale trattativa? Di vendita della società. Rimani con noi. Martina Milia del DOT, della nostra redazione, che è con noi. Benvenuta Martina. Torniamo che il tuo credito. Ah. Okay. Abbiamo finito il credito. Sì, un attimo solo perché il caro Andrea non fa le ricariche, quindi online fai la ricarica oppure invitiamo Martina a chiamare. Martina, se ci può chiamare, chiamaci tu che abbiamo finito il credito. Al numero, no. Perché Andrea si è scordato di passare da tabacchi. No, non è andata proprio così. Non abbiamo budget per fare mercato nemmeno Andrea, noi. Sei un taccagno come qualcuno, Andrea. Va bene. Martina, ciao. Martina, adesso ci sono. Okay. Ciao Martina. Allora, mi sentite? Sì, hai visto Cannavaro? Ti faccio prima una domanda poco seria. Che sappiamo che è il tuo idolo. Sì, l'ho visto, purtroppo peccato l'ho visto da lontano, perché poi se ne è dovuto scappare, lo hanno cerchiato giustamente per fare due foto e quindi non ho potuto neanche fare la foto, purtroppo. Però sì, l'abbiamo, anzi vi aggiorno anche su Cannavaro. Giustamente, da tecnico del Benevento ha detto che giustamente è rimasto un po' deluso, perché si aspettava che la sua squadra comunque concretizzasse meglio il vantaggio, quindi sicuramente è stata una delusione dal punto di vista degli avversari, ecco, così abbiamo fatto anche quello che ha detto. È chiaro che il Benevento ha speso 5 volte rispetto al Cosenza, è chiaro che il Benevento doveva e poteva fare di più, è chiaro. Assolutamente sì, infatti hanno fatto pure questa domanda a qualche collega dicendo che a livello tecnico era sicuramente superiore avendo una signora squadra, però anche lo stesso Cannavaro ha ammesso che comunque questo è un campionato strano, speciale sicuramente, però difficile, e lo stiamo vedendo ampiamente anche noi. E invece Viali? Allora, sì, Viali diciamo che nonostante tutto è rimasto soddisfatto del primo tempo, ecco, diciamo, perché gli hanno fatto la domanda se magari ha visto passi indietro rispetto alle scorse prestazioni, e lui ha risposto in modo affermativo, ha confermato che ci sono stati 4 passi indietro, soprattutto nella ripresa, quindi nel secondo tempo, perché nel primo diciamo che a livello strategico la squadra gli è piaciuta, diciamo che quello che doveva fare lo ha fatto. Poi però nel secondo tempo diciamo che ha rimarcato molto il fatto che il rigore ha un pochettino scombustolato un po' i piani, ecco, anche dal punto di vista dei singoli ci sono stati qualche giocatore che comunque si sono fatti un pochettino influenzare da questo punto di vista, e quindi ha rimarcato il fatto che il primo tempo comunque gli è piaciuto, nel secondo è mancato un po' di carattere, un po' di qualità e un po' di squadra. Si è parlato, scusa Martina, della scarsa vena realizzativa del Cosenza, del fatto che il Cosenza non riesca mai a portare dei pericoli alla porta avversaria. Anche oggi abbiamo contato un solo tiro in porta, praticamente. Assolutamente sì, infatti i colleghi hanno rimarcato tante volte la famosa cattiveria agonistica che è mancata effettivamente, e lui ha confermato il tutto, e anzi aggiungo, facendo sicuramente, so che magari me lo chiederete se si è parlato del mercato, assolutamente sì,
perché anzi magari lo ricordiamo, nella conferenza pre-partita di ieri Viali aveva detto che comunque ne servivano almeno 5 o 6 innesti, e anche dopo questa partita lui ha confermato che effettivamente la prestazione ha confermato che questa squadra è in grande emergenza, quindi che servono innesti importanti e aggiungo e aggiungo tra l'altro che ha detto che lui con la società parla tanto su questo punto di vista e la stessa società è d'accordo anche sui suoi piani a livello di mercato. Okay, quindi a questo punto i famosi 5-6 innesti non si sa se arriveranno, ma a questo punto io mi domando quali arriveranno. E quando la domanda soprattutto è quando arriveranno, perché esatto quando, ma dal mio punto di vista ne possono arrivare anche 10. Il problema è che ne devono arrivare di importanti al punto tale da aiutare questa squadra. Sono onesto, Martina, non so se hai avuto la mia stessa impressione. Sì. Mikhai non mi è sembrato un portiere arrugginito, cioè mi è sembrato uno che dà sicurezza al reparto. E Kortinovis, anche se ha giocato 10 minuti, un quarto d'ora, ha dato comunque un po' di brio alla manovra insieme all'ingresso di Zilli, perché l'arrivei fino al 70esimo nessuno l'ha visto, cioè c'era in campo però nessuno l'ha visto. Non so tu che ne pensi. Sì, assolutamente sì, anzi aggiungo che se Mikhai avesse parato il rigore staremmo parlando di una prestazione eccellente per essere stata comunque la prima partita all'esordio. Quindi peccato che gli è scivolata la palla da sotto le gambe, peccato, però sì, diciamo che per essere un esordio mi è piaciuto veramente tanto, ovviamente deve comunque acquisire più sicurezza nel corso del tempo. Il nuovo, che tra l'altro da lontano mi sembrava, non so se ha dato anche a voi l'impressione, il giocatore del Chelsea, che adesso mi sfugge il nome, Felipe Luis, forse. Esatto, David Luiz. David mi sembrava un po' lui da lontano, quindi... O anche Manuè, insomma. Era anche Manuè, insomma. Manuè, come vogliamo? Non lo volevo dire, l'avete detto voi. Vabbè. Sdrammatizziamo. Adesso ci attaccheranno che stiamo ridendo, no. È un periodo drammatico. Vabbè. No, allora, su questo punto di vista voglio rassicurare tutti e aggiungo, facendo questo preambolo su quello che ha detto il mister, che comunque c'è ottimismo su questo punto di vista, perché comunque non aver perso probabilmente è un lato a favore. È già un punto. Potrebbe dare morale, dai. E anzi aggiungo, Viali ha detto che questo risultato può cambiare anche molte cose, attenzione. Va bene, lo scopriremo già solo vivendo da Modena, Cosenza in poi. Grazie Martina. Vai, finisci. No, volevo un attimino concludere dicendo che nonostante il pareggio, ricordiamo come ho scritto anche nell'articolo che verrà pubblicato fra poco, il Cosenza effettivamente si è salvato in corner, come si può dire. Però questo famoso gol, dal mio punto di vista, non cancella comunque una prestazione ancora così. Soprattutto una squadra che non ha reagito allo schiaffo preso per quel rigore, che ancora una volta Ma guarda, ci siamo fatti da soli. Io vorrei chiedere a voi tutti una partita in cui il Cosenza ha effettivamente reagito ai famosi schiaffi presi dagli effettivamente avversari. Non ricordo una partita dove effettivamente il Cosenza ha reagito. No, non c'è stata. Perché effettivamente non ha le forze neanche di reagire. Se voi ci fate caso, il Benevento, per carità, è una squadra che a livello tecnico è superiore in dismisura, ok? Però a livello poi di gioco non ha fatto quasi nulla come no, quindi infatti. Il pareggio ci sta, per carità. No, ma ci sta. Il problema è che qualsiasi squadra viene a dominare il Cosenza perché è il Cosenza che fa giocare gli avversari. E ce ne siamo accorti anche dopo il pareggio, perché alla fine abbiamo sofferto anche dopo l'1-1 il tuo discorso. Martina, ti ringrazio per il tuo contributo. Abbiamo anche un'altra telefonata in diretta e ti ringraziamo soprattutto per il tuo contributo. Salutaci Cannavaro, ok. Sì, grazie, io posso saluto molto volentieri. telefonata in diretta hanno chiuso. Io posso dire solo una cosa a conferma delle parole di Martina, che è stata la nostra inviata oggi lì allo stadio. Io personalmente ho visto una partita che mi stava prendendo il sonno, sia dalla parte del Benevento che del Cosenza. Ho visto pochissimi tiri in porta,
due squadre che secondo me non credevano in quello che faceva, e i gol sono arrivati in maniera casuale, perché se Martino non avesse alzato il braccio, il Benevento non, nel primo tempo nemmeno un tiro in porta, e il Cosenza ha trovato la mischia giusta con una sponda di Merola, se non mi sbaglio. Sì, Merola, di Merola, che ha dall'alto del suo 1,90 m, ha tagliato fuori la difesa del Benevento, e Vaisanen quasi sbagliando anche il tiro, che fino a quel momento non ti era piaciuto. Non poi mi tanto era piaciuto affatto. C'è una telefonata. C'è una telefonata. È stata una c'è partita una che mi ha visto il risultato giusto era 0-0. Telefonata per in diretta che ho visto in campo. Che abbiamo in linea. Sì, buonasera, Alessandro Ippolito da Pisa. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro. Allora, io per evidenti motivi geografici oggi non ero al Marulla, ma non ci sarei stato neanche se avessi potuto. Qualche radioascoltatore di prima abita a poche decine di metri, non ci sarei andato, ed evidentemente fermo naturalmente il rispetto per le opinioni di tutti, perché non c'è un tifoso che è più tifoso di altri, evidentemente, quindi certo, è pieno e legittimo il diritto è giusto, di chi non è andato e di chi, perché chi va non è complice di Guarascio, non è complice di Gemmi, non è complice di Viali. E chi non va è non è vero che vuole il male del Cosenza. Esatto, perché io ero qui e come ogni domenica ero prima sul divano a contorcermi, poi ho seguito praticamente tutto il secondo tempo in piedi, e però a differenza del nostro presidente io il balletto non l'ho fatto sull'1-1, perché non è che mi abbia migliorato la domenica, e differentemente da quello che sostiene Viali non sono così ottimista per il prosieguo del campionato, e non credo che questo pareggio da solo basti a fare uno switch che è decisivo, insomma, perché noi una delle altre colpe che si aggiunge a una gestione societaria fallimentare da almeno 4 anni a questa parte, per non risalire troppo in là con il tempo, è che la partita di oggi, dopo una sosta di 3 settimane, è una partita che è in programma da calendario dopo 15 giorni dall'inizio del mercato. Noi ci siamo presentati con Mikai, che ha fatto una buona partita, però sì, onestamente il ruolo del portiere non era, diciamo, l'urgenza primaria da coprire, e con il Cortinovis, che è arrivato ieri in ritiro, forse avrà avuto il tempo di presentarsi con i compagni, ma sì, qui bisognava presentarsi con una partita da vincere a tutti i costi, con 3-4 giocatori pronti e da schierare oggi. È sicuramente il segnale che è mancato, non il balletto. Questo è il segnale che avrebbe potuto anche far diventare quei 1000 persone che venivano allo stadio di più, nonostante la contestazione. Però non arrivano segnali da parte di chi li deve mancare. Se non sbagliati. Segnali di vita, certo. Il posto con il codice di condotta, quello è stato, ne abbiamo parlato anche la cosa che ha fatto traboccare il vaso. Io credo che i gruppi ultras, e anche chi non fa parte del tifo organizzato, avesse già deciso di non entrare oggi allo stadio, ma quella è stata veramente la goccia che ha fatto, sì, un affronto, la parola giusta, insomma. Qui il discorso è che noi da 4 anni, cioè una presidenza che da 4 anni sfida la sorte e non ha colto nessun tipo di insegnamento da salvezze fortunose, per non dire miracolose, quelle della post-Covid con il gol di Garritano, perché noi ci ha salvato il gol di Garritano. No, e ci ha salvato anche comunque le vittorie che hanno fatto quella squadra. Perché, non dimentichiamolo. Ogni tanto, perché se non segna Garritano vai ai play-out. Se non segna Garritano vai ai play-out. E poi i play-out è una lotteria. Sì, però abbiamo fatto un recupero importante. Hai fatto 5 euro. Abbiamo vinto 5-1 a euro. Ricordiamole anche queste cose. Io non metto in dubbio, però noi, cioè, come possiamo dire, onestà intellettuale. Per onestà intellettuale bisogna dire che se non si ferma il campionato per il Covid, noi siamo scesi il 9 marzo a Verona contro il Chievo. Sì, vabbè, questo è il discorso. Siamo scesi a Pordenone e non ci salva il fallimento del Chievo, ma ci salva il fatto che Iago al 94esimo segna per il Vicenza un gol inutile, perché altrimenti noi saremmo stati terzi ultimi. Questo è il discorso, signori. Sì, è una storia che si ripete, è chiaro. Non c'è programmazione. 20.000 persone, 22.000 persone del 20 maggio, sembra passata un'era geologica,
Mela il 20 maggio, il 22, non ricordo esattamente, di 7 mesi fa, che sono andati dispersi, ma non perché la ma gente... sono gli stessi di del Sud Tirol, che poi man mano, anche in quella stagione che è stata la migliore, ci furono dei problemi, ricordiamolo. Sì, sì, certo, cioè, c'è sempre almeno una situazione, no, ma sono troppo buono, qualcosa che allontana il tifoso dal Cosenza. Vi ricordo la grande, dopo l'emozione della promozione, quell'esordio, anche se là non è colpa solo della società, l'esordio rinviato per il terreno di gioco, me lo ricordo. Ci scrive Fabrizio Andirole, sto leggendo adesso, ricordiamo anche che abbiamo il record di sconfitte negli ultimi 5 anni. Chi è tifoso del Cosenza e c'ha una certa come me ricorderà gli ultimi anni in cui il Catanzaro disputò dei campionati di Serie B. Fece 2 anni consecutivi in cui perse forse 40 partite nell'arco di 2 anni e venne ripescato per 2 anni di fila. Si ricorda quel Catanzaro come una delle squadre più perdenti della Serie B. Questo Cosenza è da diversi anni che fa lo stesso. Sì, perché 1 anno e mezzo abbiamo fatto non so quante vittorie. Una fuori casa forse. Te ne dico una. Va bene, ringraziamo Alessandro che forse è ancora con noi. Grazie Alessandro. Sì, grazie a voi. Riguardo quello che diceva Alessandro, io ricordo la domanda che fece a mister Viali, ne parlavamo prima durante la partita, dopo Cosenza-Ascoli, quando gli chiesi con quanti acquisti pensava di arrivare a Cosenza-Benevento, lui non mi rispose dicendo che di mercato non se ne parlava. Ecco, l'abbiamo visto. Perché già l'allarme, cioè, era importante, no? Invece di fare i summit di mercato il 7 gennaio, il Cosenza dovrebbe organizzarsi un poco prima, con qualche mese di anticipo, dovrebbe preparare il calciomercato. E ricordiamo che c'è una prossima partita, che è quella di Modena, che è un'altra importante partita. Allora, io credo che sono le 19:20, Pier Giorgio. Io vorrei... Abbiamo visto, no, ma risultati classifici. No, avete visto qualcosa? Volevo proprio dire questi, okay. Volevo proprio dare risultati e classifiche. Vabbè, Bari 4-0, Cagliari Como 2-0, Perugia Palermo 3-3, Pisa Cittadella 1-2, quindi vittoria a sorpresa del Cittadella sull'Arena Garibaldi di Pisa. La Spalla ha vinto a Reggio Calabria, quindi le squadre di coda, come tradizione della Serie B, iniziano a correre soffrendo e strappando la vittoria con i denti, perché ha giocato sicuramente meglio la Regina, ma alla fine ha vinto la Spalla. Modena 2-1 con il gol di vittoria di Caso, mi pare. Sud Tirol Brescia 1-0, Cosenza Benevento 1-1, ne abbiamo ampiamente discusso. Ternana Ascoli 1-0 e domani ci sarà Genova Venezia alle 18:45. Forza Genova, perché questa è la classifica che i nostri web spettatori guardano. La classifica, perché Pier Giorgio ha detto Forza Genova. Noi andiamo a leggere: Frosinone primo in classifica con 42 punti, Regina 36, Bari Genova 33, Pisa e Sud Tirol insieme alla Ternana 29, quindi Sud Tirol in piena zona playoff, Cagliari 28, Parma 27, Ascoli 25 insieme a Modena, Palermo e Brescia, Spal 23 insieme al Benevento, quindi il Benevento con questo pareggio si tira fuori dalla zona, diciamo, più preoccupante della classifica. Poi ci sono Como e Cittadella 22, Venezia e Perugia, Venezia che va a Genova domani, a 20, e Cosenza 18, quindi Cosenza che in questo momento è ultimo in classifica da solo, e diciamo a distanza di siamo 4 punti dai playout e 5 punti dalla salvezza diretta, quindi è ancora, come ho detto io, lo so che sono un inguaribile ottimista, però se a gennaio si fanno le cose per bene, visto che la classifica è cortissima, io ci metterei anche il Brescia fino a 25 punti, perché il Brescia non mi sembra che esprima un grande calcio oggi. E poi, la classifica è cortissima. Sì, poi abbiamo visto pure l'anno scorso, 2 anni fa, il Perugia che era in zona playoff nel girone d'andata e poi è crollata nel girone Vedere le condizioni umorali in questo momento. L'ambiente e la squadra sono se parliamo di umore, il gol fatto al 90esimo da Vaisane ci ha fatto passare dalla depressione, non dico ai balletti che abbiamo visto, però quel gol ci... Io ho detto siamo ancora aggrappati con le unghie a quel piccolo spiraglio. Ma non si è tradotto nei fatti, perché dopo il gol ti sei richiuso di nuovo a riccio in difesa, sei stato aggredito dall'avversario, quindi quel gol non ti ha dato nessun tipo di entusiasmo. Intanto nei fatti si vede. Diamo un risultato, si gioca a tennis a Bergamo, perché Atalanta Salernitana sta 7-2. Addirittura. Ogni tanto il risultato un po' di colore. Io credo che ha messo Ochoa. Nicola
Mi sa che Nicola salta. Perché io non solo seguo il mercato del Cosenza, ma anche delle altre squadre, era già stato un po' contestato. Quindi, dopo questo 7-2, chi ha messo Ochoa in porta adesso si starà flagellando. Allora, io credo che possiamo. C'è una telefonata? C'è una telefonata? In extremis. L'ultima telefonata di stasera, perché poi chiudiamo. Giustamente, sono 19:23. Chi c'è in linea? Pronto? Sono Pierluigi. Buonasera. Ciao, buonasera. Pierluigi. Vi chiedo scusa per avervi chiamato, diciamo, all'ultimo minuto. No, no, ci fa sempre piacere. Rispecchia la giornata del Cosenza. Chiudi tu come la vai, chiudi Sanen. Tu il triplice fischio di questa trasmissione ce l'hai tu. Ti do questa. Spero che allora ne valga la pena. Dimmi tutto. Noi il 26 dicembre c'erano un sacco di telefonate in linea, non ho fatto nemmeno in tempo a dirvi la verità, a chiamarvi. Però un noto giornalista della stampa del Cosenza Calcio ha affermato che, ragazzi, non aspettatevi dal calciomercato chissà che cosa, non aspettatevi che chissà chi arriverà, non ci aspettiamo nulla. Io ero già d'accordo da allora con questa persona, perché comunque si sta trasformando ogni anno sempre nella stessa storia. Aspettare, credo ne abbiate già parlato, ne abbiamo dette tante di queste cose. Però già il 26 di dicembre era scritto il calciomercato del Cosenza. Ma io mi chiedo, no? Possibile che un innesto, anche a fine dicembre, anche un solo, a far uscire un solo nome e dire, a dare speranza a questo pubblico, che comunque alla fine è un pubblico che ha dimostrato di essere presente. E chi lo deve fare questo? Lo deve fare la società, in questo caso la presidenza. Chi è che deve rassicurare i tifosi? Chi è che deve parlare con i tifosi? Perché se la prendono anche con noi giornalisti, che noi non rassicuriamo l'ambiente, ma non dobbiamo essere noi. Allora, Pier Giorgio, io forse ricordo il mese di febbraio dello scorso anno, l'ultima conferenza stampa della società, della presidenza. Sì, febbraio dell'anno scorso, sì. Esatto, sì. Si era promesso in quella conferenza stampa di rivedersi ogni mese. Perfetto. Non sono l'unico quindi a ricordare. No, ce lo ricordiamo bene. Cioè, perciò io dico, io mi chiedo, ogni tanto il cosentino tende a dimenticare le cose, no? Vuoi che sia preso dall'euforia, vuoi che sia preso da altro, però tende a dimenticare certe cose. Io credo che comunque una presidenza, una società, quando ci sono dei momenti di distacco, e oggi credo che abbiamo toccato il fondo con tutto, siamo ultimi in classifica, mai accaduto. Ultimi in classifica, senza pubblico, senza niente, ma io dico, ma dove vogliamo arrivare? Cioè, dove si deve arrivare dopo di questo? Ma quello che ci chiediamo un po' tutti, purtroppo. Cioè, bastava poco. Ad esempio, anche quando io e Andrea l'abbiamo incrociato sul Corso Mazzini. Andrea gli ha dato un assist, un input, per rassicurare la gente e la tifoseria. Non l'ha colto. Anzi, perfetto. È sembrato sfuggente come un'anguilla, purtroppo. Non è quello. Cioè, il 26 noi credevamo che chissà cosa sarebbe successo a gennaio. Io sono ancora. Allora, Pier Giorgio, mi accodo al tuo ottimismo. Voglio essere ottimista, ok? Guarda, io posso dire: dobbiamo essere ottimisti, perché io non ho visto, e ho fatto pure l'esempio della Salernitana dell'anno scorso, non ho mai visto una squadra, anche se ultima, retrocessa a gennaio. Quindi siamo a 4 punti dai playout e 5 dalla salvezza diretta. Quindi sono due partite, devi vincere due partite, devi prendere i giocatori giusti. Anche il fatto, oggi leggevo su Facebook su Rigione potrebbe essere anche che è un giocatore che andrà via, visto che non sta giocando, anche se è il contrario. Io credo che le parole di Viali, se no si prende in giro da solo, cioè a questo punto. Viali ci ha rassicurato in conferenza stampa che lui è in attesa di 5 o 6 elementi nuovi, a parte Mikai e Cortinovis. Quindi se arriveranno questi elementi, come l'anno scorso, se è arrivato Camporese, è arrivato Larrivei, Lorando, Di Pardo, Liotti, cioè se arriva qualcuno, soprattutto le fasce, oggi ho visto malissimo, non me ne voglia Rispoli e Martino, oggi ho visto, a mio avviso servono anche due terzini, cioè oltre al centrocampista forte. E poi soprattutto forte, serve capire che un calciatore come Larrivei non può giocare sempre 70 minuti, è ma chiaro, potrebbe essere utile. Ma io ti dico che attaccanti non voglio illudere nessuno, forse. Però è partito Butic, partirà uno tra Merole e Brignola, arriveranno due attaccanti, almeno queste
sono le notizie che abbiamo noi, parlando con i procuratori, parlando con i direttori sportivi. Ci troveranno. E poi se non arrivano, si prendono in giro da soli. La palla in rete, però. Ma devi anche, il problema è che devi anche mettere costruire, però, nelle condizioni l'attaccante. Io prenderei anche i centrocampisti, perché se non hai un centrocampista o un terzino che sappia fare un cross, è chiaro che tu puoi mettere chiunque, ma se non hai un terzino, oggi ho visto che due o tre volte siamo arrivati dal fondo, ma se poi sbagli i cross, cioè tu puoi prendere chi vuoi come attaccante. Si chiama squadra, infatti, Pier Giorgio. Il calcio è un gioco di squadra, ricordiamolo. Proprio per questo motivo si chiama così. Va bene, ragazzi. Sì. Grazie del tuo intervento. Grazie davvero. Pierluigi, per il ritardo. Grazie a te per la chiamata. Voglio chiudere con questo messaggio che ci è arrivato da Francesco Dattis, che dice: la prima cosa per iniziare bene è che la società deve fare una conferenza per chiedere scusa a tutta la città e incentivare a far andare allo stadio più persone possibile, altrimenti la situazione è insanabile. Ma è una scenografia di Steven Spielberg, questa, sì, più che altro. Io credo che l'unica medicina, caro Andrea, siano i risultati. L'abbiamo visto anche con la Lazio di Lotito, che i tifosi non entravano, che erano in aperta contestazione. Come arrivano magari due o tre vittorie sono solo i risultati che possono portare la gente allo stadio. I risultati arrivano se tu lavori bene. Il fatto che non ci siano risultati da 5 anni è perché tu non stai lavorando bene. È questo. Con questa chiosa voglio chiudere, voglio ringraziare... Noi non sappiamo se andiamo però in onda o lunedì o martedì ancora... Non... E se non lo sapete voi, non lo sapevo io. Vabbè, diamo più no, perché faremo i nostri appuntamenti anche Non lo sappiamo, però seguiteci, perché sicuramente parleremo anche di calciomercato. Ci saranno pillole, supposte, tutto quello che volete. Pianeta Cosenza originale, lo stabiliremo da qui a breve. Adesso vi salutiamo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e sono stati tantissimi. Ringrazio anche Jennifer, che ci è venuta a trovare direttamente dalla redazione di Sport Italia, quindi... E tante sorprese ci saranno. L'ha lanciata lui. No, su questo poi discutiamo. E soprattutto ringrazio per Paolo Mazzulla in regia, che come al solito ha fatto gli straordinari. Ringrazio Radio Sound, che ha trasmesso il segnale in FM, e soprattutto quelli che ci hanno seguito su tutti i canali del dot.it. E ci scusiamo perché YouTube, sono stati Facebook, veramente Twitch, tantissimi messaggi, non siamo riusciti a leggerli, ma veramente troppo. Ce ne sarà ancora però occasione. Poi nelle pillole diamo più spazio anche ai messaggi, quindi non vi dimentichiamo di voi che ci seguite con tanto affetto. Daniele, salutiamo e andiamo a fare un po' shopping. A mangiare? No, andiamo a fare shopping, ci sono i saldi magari. Ah, ok, va bene, quindi compriamo anche qualche giocatore, visto che ci sono i saldi, magari li portiamo. Vediamo, tendiamo anche noi di comprare qualche calciatore, va bene? All'ultimo momento, magari giovane. Sì, sicuramente, hai tante. Grazie a tutti, buonanotte e alla prossima. Ciao.